Sua Eccellenza il prefetto di Fermo Emilia Zarrilli, lei ha parlato di scelte, dell'importanza delle scelte per il proprio futuro. Ritiene che questa sinergia tra scuola ed impresa possa essere determinante per un alunno che si affaccia al mondo della scuola? Certo, perché l'alunno in questo modo ha gli strumenti per scegliere con più convinzione. Quando noi da giovani studenti abbiamo scelto in base alle nostre convinzioni, sceglievamo delle materie teoriche, un mondo teorico che non ci apparteneva, quindi abbiamo fatto delle scelte con cognizione rara, con la volontà, con il coraggio. Oggi serve qualcosa di più, serve conoscere meglio il mondo che si va ad affrontare, quindi questa sinergia, questo dialogo aperto, questa conoscenza del mondo imprenditoriale. Bisogna ringraziare gli imprenditori che aprono il loro sapere ai ragazzi e i ragazzi che si impegnano per sapere di più del mondo dell'imprenditoria. Ed è fondamentale oggi più che mai prepararsi per entrare nel mondo del lavoro, dove la professionalità è un elemento fondamentale, perché niente si improvvisa, un mestiere non nasce dal niente, ma nasce da una conoscenza e da una preparazione che solo la scuola oggi possono dare, scuole come questa, dove la formazione, ma soprattutto la qualità della formazione, è al primo posto. Presidente, lei ha detto una cosa molto importante nel corso del suo intervento: non ci si improvvisa più. Sì, non è più pensabile l'improvvisazione e noi ci troviamo non a caso in un istituto tecnico, l'Ipsia, dove appunto ai giovani del futuro danno una formazione. Ma è importante avere una formazione culturale, una formazione tecnica, ma anche una formazione di ordine pratico, cioè riconquistare quella manualità che in passato ha fatto grande le aziende di questo territorio. Oggi quella non basta più, ma non basta neanche una formazione solo teorica. Occorre che ci sia un incontro tra questi due momenti e questi giovani devono essere preparati. Per avere però una formazione anche concreta, reale, è importante questo appuntamento tra mondo della scuola, mondo del lavoro, quindi imprese. Preside, la scuola si trasforma, quasi si trasfigura, perché era impensabile una collaborazione così diretta fino a pochi anni fa con il mondo dell'imprenditoria. Sì, diciamo che era impensabile, ma invece era così implicito il fatto che questo dovesse essere. Lo diciamo spesso, in passato siamo stati come scuola troppo autoreferenziali e probabilmente abbiamo perduto di vista degli obiettivi che invece erano assolutamente importanti e che non potevano non essere perseguiti, cioè comprendere esattamente che tipo di formazione fare a scuola affinché non ci sia dispersione formativa prima della dispersione scolastica. Cioè i nostri ragazzi frequentano il nostro istituto e devono essere formati per essere adeguati a un mondo del lavoro che poi dovrà accoglierli.